Uomini e donne, arriva la clamorosa scelta di Teresa Langella. Nuova registrazione del Trono Classico di UED. Nonostante su Canale 5 Uomini e Donne è in pausa, nello studio Helios di Roma sono state realizzate le nuove puntate del Trono Classico. E secondo gli spoiler che sono state diffuse in rete, Teresa Langella ha fatto qualcosa che sicuramente creerà delle polemiche. Che cosa è accaduto? A quanto pare la tronista campana ha perdonato Andrea Dal Corso. Il corteggiatore, infatti, tornerà nel dating show di Maria De Filippi. Uomini e donne, Teresa Langella richiama Andrea Dal Corso. Nelle puntate del Trono Classico, Teresa aveva mandato via il ragazzo perché lo considera troppo social. Nella registrazione di Uomini e Donne fatta ieri, in studio è stato mostrato un video in cui si vede il corteggiatore che non si è dato per vinto. Infatti il giovane le ha mandato ben 4 mazzi di rose, nella speranza che la Langella lo perdonasse. Inoltre in ogni mazzo Andrea ha scritto anche un messaggio. A quel punto la tronista ha deciso di darle una seconda possibilità, decisione che non è stata digerita dagli altri corteggiatori di Teresa. Le anticipazioni rivelano che Antonio Morriconi non l'ha preso bene, infatti ha attaccato duramente la campana. Il ragazzo, inoltre, l'ha accusata di essere falsa asserendo che nella loro ultima esterna gli aveva fatto capire di scegliere lui. Uomini e donne, Teresa litiga con Antonio Morriconi. Gli spoiler di Uomini e Donne, svelano che Teresa e Antonio avranno una forte discussione. Nonostante questo, la tronista deciderà di ballare con il Morriconi. Ballo che è riuscito a calmare il corteggiatore. A questo punto la domanda sorge spontanea, chi sceglierà Teresa, Antonio o Andrea? Gli spoiler sul Trono Classico dicono anche che la puntata è stata molto complicata a Lorenzo Riccardi. Il tronista, infatti, ha deluso moltissimo le due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi che lo hanno minacciato di dire no a fine scelta.